Anita Ekberg e Rick Van Nutter sono a Roma nella loro villa in luna di miele. Intervistare una coppia di sposi non è piacevole né per loro né per noi. Gli sposi cinematografici sono diffidenti. Conoscono ormai troppo bene la stampa scandalistica e le insidie degli intervistatori televisivi. Stia tranquilla, signora Van Nutter. Non le faremo domande di cattivo gusto. Quando ha conosciuto suo marito? Lo conosceva prima volta nel 1958, però non conosciuto molto bene fino a 5 mesi fa. Come mai aveva taciuto con tutti? È quasi incredibile, non era trapelato proprio perché niente. Perché il mio romanzo d'amore con Rick era nostro affare, non affare di altre persone. Di suo marito che cosa l'ha colpita di più? Che cosa le è piaciuto maggiormente? È piaciuto a tutti. Tutto? Ci sarà qualcosa che le è particolarmente caro? Tutti. Non può dire una cosa o due cose. L'ho piaciuto così. E lei, Rick, che cosa pensa della signora Van Nutter? Ma in che senso? Come attrice. È brava, è molto brava. E come donna, invece? È meravigliosa, mia moglie. Ci dica con tutta sincerità quali sono i pregi della signora. Un cuore enorme. E quali sono invece i difetti? È troppo generosa. Senta, ma è proprio vero che sua moglie non sa cucinare nemmeno un uovo sodo? Ma un uovo di struzzo, come è detto dal giornale, no, ma un uovo normale, sì, è molto brava. Siamo onesti, che cosa può volere di più un marito?